Siamo live, E allora buon non c'è pomeriggio. assolutamente nessuno, Noi ma aspettiamo un attimino che arrivi le genti, 2 o 3 minuti. Dai, intanto vi presento, così almeno anche nel registrato non ci sono tempi morti. Dunque, puntata di WebFacts, questa puntata dedicata al Natale, poi spieghiamo perché, e comincio a presentare Gabriele Polla di Gen Communication. Ciao Gabriele. buongiorno. E Luca Paschetta di Wild Wild. Come si legge? Come si pronuncia? Guide, WID. guide, guide. Web informatica design. Ah, ecco, non lo sapevo io. Io invece sono Fabio Mattis e sono diciamo, mi occupo di web marketing e corsi di formazione e compagnia bella e compagnia cantante, come si direbbe. Dunque, un minutino direi che è passato, possiamo andare dritti al sodo. C'è addirittura qualcuno che ci sta ascoltando, nonostante l'ora sia veramente da non è la RAI o Ostica. cose di questo genere qua. Ma vedi, cioè, dovevo mettermi il coso tipo Ambra, ho sbagliato che c'avevo il microfono così. Wow. Vabbè, salutiamo Ambra che ci sta ascoltando. Sicuramente. Allora, dunque, innanzitutto siamo in diretta su tutte le nostre varie piattaforme. Io ho fatto partire anche la diretta anche sul mio podcast We Are The Net, quindi siamo veramente everywhere. Questa puntata che è dedicata al Natale, oggi è il 24, quindi tra un mese, insomma lì praticamente. E nonostante il periodo, che sarà un Natale sicuramente, adesso vediamo come evolveranno le cose, ma sarà sicuramente particolare, tanti ovviamente si stanno spostando sul commercio elettronico, l'e-commerce, eccetera. E la domanda è sempre quella lì: come faccio a farmi notare, soprattutto adesso che è Natale? E vengono fuori normalmente le classiche domande, no? Le domande che fanno i clienti. Se è la prima volta che compri da me, cosa succede? Come faccio a fidarmi? E se mi freghi a Natale? Ok, tutte queste domande. Gabriele, tu cosa ne pensi? Beh, intanto ci avviciniamo al Natale e non vuol dire che ci avviciniamo al periodo dei miracoli, e questa è già una Magari. sottolineatura non da poco. Intanto non avevo colto che era già il 24, quindi manca meno di un mese. Mio zio diceva sempre: che sti mangia gnanca al panatun. Per i non piemontesi, questo qua non mangia neanche il panettone, cioè non arriva a Natale. Questo per dire che se oggi, il 24 di novembre, ma anche 10 giorni fa, piuttosto che 20 giorni fa, prendi la grande decisione di muoverti e di costruire la tua corazzata online per sbancare il mercato di Natale, probabilmente porterai a casa dei magrissimi risultati, perché se nessuno ti conosce, nessuno sa cosa fai, come lo fai, come fa a comprare da te? Quindi il Natale potrebbe essere l'occasione per iniziare in modo molto soft un percorso, chissà, magari fare un piccolo test. Assolutamente sì. Luca, tu come la vedi? Luca, mi sa che si è frizzato. No, c'è. Ma allora, io in realtà condivido. Ci Ci sono? sei, ci sei, ci Sentite? sei. Eri un attimo frizzato. Ok. Ah, no, okay. No, io la condivido esattamente tutto quello che ha detto Gabriele, e vorrei solo aggiungere questo. Secondo me, non bisogna vedere il Natale, tolto quest'anno, che è stato un po' un'eccezione perché siamo in un periodo, come dire, un po' di difficoltà, e quindi chiaramente la gente, cioè gli imprenditori, le attività vedono il Natale come un po' un'opportunità per ripartire. Ma tolto quest'anno, normalmente vedere il Natale come punto di partenza, secondo me è sbagliato. Bisogna
Bisogna rispettare quello che è l'iter, diciamo, del marketing, della comunicazione dell'azienda. Per cui fare in modo che le persone innanzitutto devono conoscerti. Bisogna creare una copertura a livello proprio di immagine, di contenuti e quant'altro. E poi allora, una volta che si è instaurata un'interazione con eventuali utenti, se il brand inizia a girare, i prodotti iniziano a essere conosciuti o i servizi, allora a quel punto si possono fare delle campagne o delle campagne di vendita che possono poi combaciare con Natale e quindi possono andare bene, perché chiaramente la gente è più predisposta anche all'acquisto e quindi ci sono più conversioni, ma non è non è il Natale che fa partire l'azienda, Difatti, se tu non sei conosciuto. se uno parte adesso, Esatto. probabilmente sei un po' in ritardo se vuoi partire proprio da zero. E effettivamente, come avete detto voi, io poi spingo sempre sul fatto che per vendere o vai sulla guerra dei prezzi, e quindi vendi, che ne so, questo oggetto a 1 euro in meno dell'altro e allora te lo compro. Però lì devi andare già su degli store, essere trovato, eccetera. Oppure ti crei una credibilità con una community dietro, una community di persone che già ti conoscono, eccetera. Che poi è esattamente quello che avete detto voi. Beh, mi sono intruppato. Ma guarda Fabio, secondo me è un po' quello che diciamo anche l'altra volta questo discorso, nel senso che c'è molta differenza anche da prodotto a prodotto. Se io devo comprare delle scarpe di un brand qualsiasi, le trovo magari a un prezzo scontato, fa piacere. Il biscotto artigianale è diverso da una casa all'altra, da un'azienda Certo, all'altra. E quindi è chiaro che il prezzo allora lì non, come dire, ha un'influenza diversa. ma poi se compri le scarpe della Nike, sono sempre le scarpe della Nike, non è che ci puoi fare chissà che cosa. Piacciono gli Quello voglio dire. esempi sportivi. Se devi preparare una maratona, naturalmente, per chi non è sportivo, forse l'esempio no, non calza tanto, però l'ordine di grandezza Fantacalcio vale. 42. Fantacalcio vale. Ottimo, Ma ottimo. no, perché sta Se devi spaccando. preparare una maratona, quindi 42 km, allora o sei un fenomeno, quindi sei asciuttissimo, perfettissimo, i tuoi legamenti sono eccezionali, la tua schiena è eccezionale, altrimenti, ma se sei così, probabilmente sei uno che fa sport da una vita, sei già allenato. Se sei uno che invece ha deciso, boh, voglio fare una maratona, la prima maratona disponibile che c'è, quant'è? Ah, tra un mese. Tu hai già corso? No, non ho mai corso. Ah, vado a comprarmi le scarpe. Ok, tra un mese la maratona probabilmente la fai anche, ma non è detto che arrivi alla fine e soprattutto come arrivi alla fine. Quindi, se facciamo il parallelo con l'azienda, mazzate, rischiamo di arrivare veramente malconci al traguardo o diciamo all'intergiro, sempre per fare un esempio sportivo e ciclistico. Assolutamente sì, Chiudo l'esempio. ma voi pensate, allora, io sono il vostro cliente, no? Io sto arrivando da voi, sa, ho capito che per Natale non ce la faccio, però da cosa possiamo cominciare? Io vendo biscotti artigianali, per esempio. Allora, io po posso raccontarti una storiella di un amico che sono già un po' di anni che è successo, e infatti le dinamiche sono cambiate, però questo qua faceva tutt'altro, aveva una compagna, amica che faceva candele profumate artigianali, quindi prodotto di nicchia molto particolare che nel momento, quindi nel periodo natalizio, potevano andare molto bene. Lui era un maniaco di Facebook. Allora, a poco più di un mese dal Natale, gli ho detto: ma prova ad andare sullo store, sul marketplace
di Facebook. Lui era bravino anche a fare le fotografie, le ha anche un po', ha fatto un po' di fotografie ambientate, e in 4 e 48 sono riusciti a portare a casa dei risultati estremamente interessanti, ma non per guadagnare, non per far business, non Certo. per diventare ricchi, per iniziare a capire come funziona quel mercato lì. Cioè, vendevano un pezzo, due pezzi, tre pezzi al giorno. Diciamo che partendo da zero è già tanta roba, ma riflessione, sono veramente partiti da zero o c'era già qualche pezzettino in itinere? Lui era già presente su Facebook, lo conoscevano già, aveva già una piccola rete di amici che si Vedi, è la fidavano di lui. community, vedi? Bravo, la community. La qualità, l'immagine, il brand l'ha costruito velocemente perché faceva bene le fotografie, e quindi uno più uno più uno ha fatto il loro successo. O sei in una situazione di questo genere qua, altrimenti diventa difficile. Oggi, molto probabilmente, il successo che ha avuto 7-8 anni fa, molto probabilmente non riuscirebbe più a bissarlo. Magari su Pinterest, chissà, sicuramente su Facebook la vedo estremamente dura. Luca, tu cosa ne pensi? Ma sì, nel senso che allora, sicuramente ora come ora, se uno deve partire, come dicevi prima, per la vendita di biscotti artigianali, quello che conta è dare un qualcosa in più rispetto agli altri. Cioè, tu non devi solo vendere il biscotto, ma devi vendere la tradizione della famiglia, devi vendere il grano fatto in un certo modo, il prodotto sostenibile, il prodotto, ok. Una cosa che trovo molto, oserei dire, quasi anche divertente, perché è estremamente creativo secondo me, sono tutti coloro che magari giocano anche su un packaging di impatto e quindi magari design o fatto con dei materiali riciclati o che possono avere senso, o che magari, che ne so, io utilizzo quel barattolo per altri scopi in casa, quindi compro i biscotti così quel barattolo io lo uso per altre cose ed è fighissimo. E tutti mi chiederanno, ma dove l'hai preso? Io ho comprato i biscotti di questa marca. Ah, li voglio anch'io. E quindi tu non vuoi biscotti, tu vuoi barattolo, però ti Certo. compri anche i biscotti. Questa Vale, io su è una cosa molto interessante. su questo esempio qua. Ah, E finisco, dico scusami. solo l'ultima cosa. E l'ultima cosa è questa, che invece io personalmente sono abbastanza sensibile a tutti i temi ambientali che ci sono ormai sempre di più. Mi piacciono veramente tanto quelle iniziative dove dicono se tu compri X prodotti, noi, che ne so, piantiamo un albero o facciamo determinate cose. Perché, come dire, ma probabilmente non lo pianteranno mai, o ok, però solo l'idea che possa essere questa cosa si possa avverare comunque ti fa, ti senti una persona migliore in un certo Una persona senso, no? meglio, no, ma è vero. Tra l'altro, volevo aggiungere, avvalorando quello che hai detto te, ho visto un TED, queste conferenze che vengono organizzate di uno dei creativi di Apple. Che alla domanda se loro che tipo di cosa vendessero, lui ha risposto: noi non vendiamo computer, noi non vendiamo telefoni, noi vendiamo la nostra community, la nostra esperienza, che è esattamente quello che hai detto tu poi sui biscotti, perché la gente sta cercando qualcosa di contorno, qualcosa che la ispiri. Un po' come quello che stiamo facendo noi adesso, secondo me. Alla fine non è nient'altro che portare degli esempi pratici anche. E la gente non ha bisogno di sentirti dire la classica domanda: diventerò ricco con l'e-commerce? Boh, cioè, quando mi dicono quello. Te lo auguro, ma grossi pernacchioni il 90% delle volte. Però, se sei costante, come diceva Gabriele, se fai tutti i passaggi giusti, se vendi tutto il corollario che c'è intorno e ispiri le persone, guardate che IKEA non vende mobili, IKEA vende un'idea di casa, di famiglia, di certo tipo di cose. Guardate, sta cosa io l'ho rivista anche tipo nelle religioni, nelle cose, perché poi si può vedere un po' dappertutto. E poi l'altra domanda che ti fanno, pratica, è: venderò in tutto il mondo, no?
È ovvio che se sei su un e-commerce, certo che potenzialmente puoi vendere in tutto il mondo. L'e-commerce ha quello scalino, che per me quando mi occupo di e-commerce è sempre la roba più ironiosa, che sono le spese di spedizione, che è sempre un delirio da calcolare, uno vuole questo. Vero. Voi cosa ne pensate? Allora, Vai, vai tu, Gabriele, Gabriele, vado vai Gabriele. io. Ok, è un paio di anni, faccio due esempi così aggiungo un pezzo di risposta alla domanda di prima e provo a rispondere a quella di adesso. È un po' di anni, oramai sono 4 anni che seguiamo un ragazzo giovane, ha qualche anno in più di me, quindi un ragazzo giovanissimo, che Un vende bambino, tartufi. visto. Un bambino anche lui oramai senza capelli perché la strada ha superato una certa età e quella. Quindi anche lui bambino, cosa fa? Vende tartufi, è una sua seconda attività. Visti i numeri che sta facendo, probabilmente il prossimo anno diventerà la sua prima attività, ma Campo. la cosa che mi ha colpito più di tutto è quello che gli ha raccontato un suo cliente di Brindisi. Lui è della zona dell'Albese, vende tartufo bianco d'Alba. Un cliente di Brindisi, quest'anno, 20 giorni fa, gli telefona, gli dice: io è 2 anni che vedo il suo sito, che vedo le sue offerte, non ho mai comprato. La scorsa settimana ho comprato per €50 dei suoi tartufi. Adesso in 3 giorni abbiamo già comprato per altri €300. Io, mio cugino, mio fratello e via dicendo. Questo per dire, urca, i tempi sono lunghissimi. E poi Alberto gli ha chiesto: ma come mai? Ma perché non mi fidavo? Perché ho aspettato così tanto? Perché in giro vedi pubblicità piuttosto che articoli che parlano di e-commerce ovunque, ma dici: ma poi mi arriverà veramente qualcosa di decente o mi arrivano le patate che arrivano da chissà dove? L'altra cosa è, ha fatto il piccolo test. Quindi prima ha detto: vabbè, al massimo butto via €50. Non l'ha, come si dice in piemontese, ciulato, non l'ha fregato, e quindi di lì è partita la fidelizzazione e si è andati avanti. Per rispondere a quello che hai chiesto, ovvero venderò in tutto il mondo, forse sì, sempre questo cliente qua, l'anno scorso, dopo un percorso di 3 anni e poi quest'anno ha iniziato a vendere anche ad Hong Kong, ma il percorso è stato estremamente lungo. Un italiano ha comprato tartufi, un italiano che lavora a Hong Kong ha comprato tartufi da lui. Alcuni ha invitato degli amici a cena, questi amici a cena si sono trovati estremamente bene e anche loro hanno iniziato a comprare online. Questo per dire che il web sì, ti apre tutta una serie di porte, però adesso non vorrei entrare troppo nel tecnico. Per Certo. superare i confini nazionali, territoriali, ci vogliono tempo, escamotage, credibilità e ponti. Ovvio. Luca? Ah, ok, allora, vendere in tutto il mondo. Mentre che Gabriele parlava, mi sono segnato alcuni appunti su alcuni aspetti che mi hanno solleticato il cervello. Nel senso che, secondo me, chiaramente il nostro più grande delle vendite online in Italia e nel mondo Luca, ti è sento la luce. male. Comunque, la gente sempre più a casa. Luca, ti sentiamo. Sentite a scatti? Adesso prova un po'. Prova un po' a parlare.
sentite adesso Sì, meglio? sì, sì, sì. Sto parlando, sì? Mi Sì, stai parlando. sentite? Sì. Ok. Vai, vai, parla pure. Ok, oh, perfetto. No, dicevo, sicuramente un problema della logistica perché in Italia, come in tutto il mondo, soprattutto nel mondo, è un problema essere efficienti nel giro di qualche giorno e riuscire a consegnare la merce con dei costi minimi, co così come vengono richiesti ormai nel mercato della vendita online. Ti perdiamo, mi sa. Adesso che secondo me è la bomba sul tuo sito. Mi sa che Non mi ti... sentite più? No, hai problemi di connessione, mi sa. Credo. Facciamo una cosa, vado avanti io, poi vediamo se ti si... Che bello. Ah, ok. Come nelle trasmissioni vere. Poi lo recuperiamo il dottor Paschetta in collegamento da Budapest. No, io volevo aggiungere una cosa rispetto a quello che aveva detto Gabriele sul fatto, appunto, lui, hai detto questa cosa del gancio a Hong Kong che ha fatto provare i prodotti. Una cosa che mi viene sempre in mente è che pochi sfruttano. È il principio degli influencer, quello che io chiamo principio degli influencer, che è se una persona ti fa da... Guarda, una volta chiamavamo testimonial nelle trasmissioni, una volta chiamavamo... Cioè, insomma, è comunque la persona di riferimento che ci mette la faccia, teoricamente garantisce per il tuo prodotto. Quella stessa persona puoi essere te stesso che apri l'e-commerce. Se tu ti consideri, come dire, ritornando all'esempio di prima, l'esperto pasticcere, no? Che non solo parla dei tuoi biscotti, dei suoi biscotti, ma parla anche di biscottificio in generale o comunque di dolci in generale, sicuramente avrai più appeal e la gente, eccoti, e la gente parlerà e si fiderà di più di te perché sei l'influencer di quell'argomento lì. E quindi puoi anche vendere. Quindi, tornando anche al discorso iniziale, è Natale, avete degli argomenti su cui, anche se non vendete direttamente, cominciate a farvi conoscere, cominciate ad avere una presenza in rete, perché magari questo Natale è un po' tardi, perché a parer mio si comincia a settembre, diciamo, a puntare su quei, sì, anche prima, effettivamente. A uscire, diciamo, a preparare la strada per le vendite natalizie. Ma già adesso buttatevi, mettetevi la faccia, pensate cosa hanno fatto i Giovanni Rana, gli Amadori, Roberto Carlino, tutta questa gente che ci hanno messo la faccia anche abbronzata per farsi conoscere, no? Scusa Luca Di che ti ho... Fabio. Io sono continuamente lì, non volevo più mettere, non volevo più fare video, poi ho dovuto cambiare idea. Perché obiettivamente siamo nell'epoca visuale. Se voglio vendere dei corsi, devo mettere il mio faccione. È così. Scusa Luca che ho preso il tuo posto. Se vuoi passare a Budapest, ci sto in teoria. Ok. No, niente, stavo semplicemente dicendo, al di là della logistica, quello che per me è un problema è il discorso dell'indicizzare il sito sui motori di ricerca esteri, perché quello comunque è un fattore da tenere presente. E l'altra cosa è il discorso della grafica e dell'impaginazione del sito che rispecchi comunque, diciamo, le culture, dei vari paesi. Questa è una grande considerazione. Certo, assolutamente, assolutamente sì. Cioè, a me era capitato anche un cliente che voleva vendere in Cina e avevamo il sito cinese, stessi prodotti, ma layout completamente diverso anche per ragioni di caratteri, proprio di ideogrammi, eccetera. Completamente diverso rispetto alla versione europea, con italiano, francese, eccetera, perché altrimenti era impossibile da vendere. Bene, direi che un po' di cose le abbiamo dette. Gabriele, vuoi dire ancora qualcosa in chiusura sull'esperienza, appunto, e-commerce Natale a questo punto? Abbiamo perso Luca. Luca, l'abbiamo perso, Prende mi malissimo da spiace. Budapest. No. Buscapest. Sì,
A Natale, se vogliamo farci un regalo, imprenditorialmente parlando, regaliamoci un nuovo progetto, cioè un percorso. Ecco, questo potrebbe essere un po' il regalo che ci possiamo fare. Regalarci dei sogni può starci, però a volte i sogni poi, se non si avverano, ti regalano delle delusioni veramente pesanti, quindi i sogni campati per aria no, i test quello sì, i percorsi mi piacciono, i percorsi sì, gli allenamenti, ecco. Luca, ho chiesto a Gabriele due parole in chiusura, se ce le hai anche tu. Sì, Sempre da allora, Budapest, certo, ovviamente. sempre da Budapest, sì. No, la connessione che si fa dannare, mamma mia, comunque. La connessione è un elemento fondamentale in realtà, perché se l'e-commerce è Madonna. lento e se la connessione non funziona come in questo caso a me, vuol significa aver perso tantissimi acquisti e tantissimi carrelli abbandonati. Quindi anche questo, anche durante soprattutto sotto le feste di Natale, dove io ho l'impulso del comprare, se il tuo negozio non si apre in fretta e cade la linea come da Budapest, rischi di perdere dei clienti, quindi questo è sicuramente un dato da tenere presente. Oltre al discorso della grafica internazionale, nel caso della vendita mondiale, e della logistica. E chiuderei dicendo che l'e-commerce non è semplicemente un sito web vetrina, non è semplicemente un qualcosa che c'è online, ma è semplicemente un negozio virtuale dove risparmi i costi di muratura, ma di fatto l'impegno deve sempre essere quello del negozio. Nulla di meno, nulla di più. È verissimo. Tra l'altro Bravo, Luca. hai citato la cosa della user experience che è importantissima, perché se poi ho un sito fighissimo ma non trovo il tasto del carrello o il tasto aggiungi al carrello, potrebbe essere un problema. Io ho avuto dei clienti ereditati bloccati proprio da quello, che gli utenti non sapevano dove andare a cliccare, è bastato mettere un carrellino lì, un collegamento a PayPal e magicamente tutto, hanno cominciato a vendere anche loro. Molto bene, siamo in perfetto orario. Io vi ringrazio per questa esperienza anche questa settimana. Ringrazio Gabriele Polla di Grazie Gentone a voi Geisha. e grazie a, nonostante qualcuno gufasse, abbiamo avuto qualcuno che a quest'ora ci ha seguito. Io Perché oggi non ho nonostante l'ora controllato. c'è stato qualcuno che ci ha anche scritto. Andata a lavorare. Grazie a voi per l'attenzione. Tornata a lavorare. Ringrazio Luca Paschetta di WID. Grazie a voi e a tutti quelli che ci hanno seguito. E tanto poi questa puntata appunto rimarrà online sui nostri canali, sul mio podcast su WeAreTheNet, Gem Communication, canale di WID, la pagina di WID, YouTube, Ricchi Premi e Cotillon. Ciao a tutti e buon pomeriggio a tutti. Ciao ciao, buon Natale. Buon Natale. A Ciao martedì a tutti. prossimo. Sì. Ciao ciao. Ciao.